changes. È stato bello perché è il primo libro dei tanti che ho scritto in inglese che finalmente viene pubblicato anche in Italia, e quindi è motivo di grande soddisfazione. È un libro che racconta la storia della famiglia Rizzuto, una famiglia particolarmente potente, conosciuta anche in Italia, ed è soprattutto un libro da cui è stato ricavato una serie televisiva di successo. Hanno già annunciato 8 nuovi episodi della seconda stagione, e quindi la possibilità appunto di continuare a raccontare la saga di questa famiglia. È un libro che racconta la nascita, la crescita e la decadenza di una famiglia, i Rizzuto, ed è un libro affascinante, intrigante, complesso, perché racconta gli intrecci che vedono protagonisti questa famiglia, ma tutto l'universo criminale che gira intorno a loro. L'incontro è stato molto interessante, vorrei sottolineare l'ironia con cui anche oggi Antonio Nicaso ha portato al pubblico della Mondadori un tema così difficile e gravoso come quello delle organizzazioni mafiose. Beh, io che ho ascoltato parecchie volte Antonio Nicaso raccontare della mafia, posso dire che rimango sempre stupita della sua profondità, della sua attenzione, dell'interesse che suscita, e lo fa con una semplicità e con un rigore davvero incredibile, ed è sempre un piacere ascoltarlo, e soprattutto è una lezione continua ogni volta.